hilf mach ihn nicht froh. Und im Taifun ist ebenso. Doch Wölfe hin, Taifune her. Die Lösung fällt ihm gar nicht schwer. Hey, hey, Vicky, hey, Vicky, hey. Zieh fest das Segel an. Hey, hey, Vicky, die Wikinger sind hart am Winde dran. Na, 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 Vicky. Hey! L'allarme, Vicky, cosa è successo? Ashlake, sta accadendo qualcosa! Hanno bisogno del nostro aiuto! Ah, Ashlake, da Baltake, è per questo che ci hai chiamato dai campi? Sì, Alvar, ci devi aiutare. Degli sconosciuti sono venuti in paese e ci hanno rubato tutto. Vogliono fare prigioniero il nostro Baltake. Eri tu, Olaf, ero sicuro che si trattava di un somarerello. Beh, se voglio essere sincero, sono felice che il vostro capo Baltake abbia ricevuto una lavata di capo. Con tutte le aria che si dà, gli sta proprio bene. Avete ragione, ma vi prego, aiutateci, amici. Balta che molti dei nostri uomini sono finiti in una trappola e sono stati circondati. Avete sentito? Quello stupido di Balta che è caduto in trappola. Se non li aiuterete, moriranno di fame. Sono isolati senza cibo né acqua. Questa è l'occasione buona per liberarci di Baltak. Oio. Adesso basta, piantatela di dire stupidaggini. Non ti riconosco più, Alvar, che ti succede? Una volta aiutavi tutti quelli che si trovavano nei guai. Sta zitta, donna. Per anni Baltak ha preso in giro noi di Flak dicendo che siamo degli stupidi, dei somari e dei vigliacchi. Se non li aiuterai avrà ragione. Lo difende pure. Vi prometto che non vi prenderemo mai più in giro. Vi prego, uomini di Flak, aiutatemi a convincere il vostro capo ad aiutarci. Vi chiedo scusa per tutto quello che abbiamo detto su di voi. Adesso non abbiamo tempo, dobbiamo lavorare nei campi. Di tutti gli altri. Eh? Se vuoi che ti aiutiamo, ce lo devi chiedere in ginocchio. Farò tutto quello che mi chiederete, andrò in ginocchio fino a Slack se necessario. Capo, piange così bene che convincerebbe pure un sasso. Già, è proprio commovente. Ti prego, Albert, ti scongiuro, aiutaci. Bene, ciurma, andremo a Slack ad aiutarli. Ma non per fare un favore a Balta, che perché è molto meglio che zappare la terra. Siamo arrivati. Era meglio navigare in mare aperto anziché attraversare il fiordo. Bene, navigando in mare aperto ci avremmo impiegato 3 giorni. Invece così tra 2 o 3 ore saremo arrivati. Bene, ora dobbiamo decidere che direzione prendere. Avanti, Urobe, tu sei il più esperto di noi tutti. Ho un sistema infallibile. Sarà la spada di Alvar a decidere.
Bene, andremo da quella parte. Che vi prende? Perché non venite? Avete visto in quale direzione ho puntato la spada, no? Ma c'ha ragione. Fermatevi, ciurma, aspettate, che ne facciamo della nostra nave? Parla, Urobe, visto che sei così furbo. Beh, veramente in questo momento non saprei cosa dire, ci devo pensare. Ascoltate, noi vichinghi siamo vulnerabili senza la nostra nave. Se qualcuno se ne impadronisse, sarebbe la nostra fine. Questo è vero, ma che cosa possiamo fare? Non ce la possiamo trascinare dietro, capo. Questo è vero, dobbiamo assolutamente trovare una soluzione. Forse mi è venuta un'idea. Sono sicuro che ti è venuta la stessa idea che è venuta a me. Non è così, ragazzo mio. Su, avanti, parla. È molto semplice. Costruiremo un carro per la nostra nave e ce la porteremo dietro. Molto bene. Ma come farà il mio ragazzo a indovinare sempre quello che voglio fare io? Allora avete sentito? Costruiremo un carro! Evviva! Si è fermato! Non glielo faccio più! Tira, non pensare a queste cose! Ai, 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 come... Sai, Olaf, perché non mangi? Su, mangia qualcosa. Abbiamo un lungo viaggio davanti a noi. È proprio per questo che non riesco a mangiare. Noi siamo fermi qui e quelli a Slack aspettano con ansia il nostro arrivo. Aspettate, se non sbaglio si è alzato il vento. Possiamo proseguire il viaggio. Una brezza così leggera non muoverà di certo la nostra grande nave. In ogni caso, io isso la vela. Avete visto, si muove. Ma guardate un po' quel nano, muove da solo la nostra nave, è incredibile. Se aspetto voi restiamo fermi qua almeno una settimana, lo so che non volete arrivare a Slack. Bravo! Bravo! Adesso!
adesso ho capito il vostro trucco. Avete fatto finta di aiutarmi soltanto perché non volevate lavorare nei campi, non è così? Se racconta questa storia a Baltak! La nave continua a camminare! Forza, uomini, salite, sbrigatevi! Quelli che vogliono venire salgano sulla nave, si riprende il viaggio! Ma non è possibile! Ehi, nanetto, aspettaci, veniamo con te! Ma prima non dicevi che era soltanto una leggera brezza? Questo non me lo sarei mai aspettato, dover correre dietro la mia nave! Più svelte, ciurma, più svelte! Se non volete, non vi obbligo a seguirmi. La nave è piena di viveri, li porterò a Baltak e agli uomini di Slack. Gna! Aspetta! Aspetta! Perché non regaliamo la nostra nave a quelli di Slack? Io mi sono stufato di correre dietro, non ce la faccio più! Immaginatevi cosa succederebbe se tornassimo a casa senza nave! Le nostre donne avrebbero ragione di picchiarci, no? Guardate laggiù la nostra nave! Oi, oi! Ehi, Olaf! Olaf, dove sei? Questo è un bel guaio, ciurma! Non riusciremo a tirarla fuori! Se siamo in un bel pasticcio, adesso che facciamo, Robert? Perché lo chiedi sempre a me? Pensa anche tu qualcosa! Grazie a te siamo bloccati qui, te testa di legno. Ma come ti permetti di parlarmi così, stupido somaro? Io viaggiavo già per mare quando tu ancora te la facevi sotto sentendo l'ululato di un lupo. Smettetela di litigare! Non è questo il momento! Pensate forse che le vostre grida facciano muovere la nave? È tutta colpa tua, testone! Non dovevamo seguire i tuoi consigli, i tuoi consigli! Era meglio rimanere a casa a zappare la terra. Forza, capo, fatti venire un'idea, sbrigati, non possiamo certo piantare le radici qua. Forza, capo, sbrigati! Fiore, ma perché strilli così? Sto pensando anch'io a un sistema per muovere la nave, ma con tutti questi strilli non riesco a pensare. Il ragazzo ha ragione, tappati quella boccaccia e non dire più una parola. Sì, giusto, hai rotto le scatole anche a me. Non mi sono mai entusiasmato ascoltando le tue urla. Bravo, Gorm, dopotutto se si litiga non si va avanti. Anch'io sto pensando intensamente. Tu pensi? Vi meravigliate, ma io vi dico che in una testa piccola ci può essere più cervello che in una testa grande. Dove c'è segatura non c'è posto per il cervello. Forza, disgraziato! Diamogli una lezione. Voglio ridurre in cortezza. Basta, finitela. Questa la pagherai. Prendetelo, lasciami! Papà, fa valere i tuoi diritti di capo! Va bene! Adesso! Oh, adesso basta, ciurma! Lasciatelo in pace! Fuori! Ci sono! Idea! Sì, funzionerà! Vi meravigliate, eh? Mentre voi vi divertite a litigare, io e mio figlio abbiamo pensato a lungo e abbiamo trovato la soluzione. Su, avanti, Vicky, digliela. Allora, per prima cosa ci vogliono delle botti. Presto, tirate giù le botti dalla nave. Che cosa? Dobbiamo scaricare le botti? Non basta che abbiamo tirato per tutto il viaggio la nave? Ecco fatto. Adesso dobbiamo spingere. Avete sentito? Forza, spingete, ciurma!
fantastico! Speriamo che la spada non si sia sbagliata. Che ne pensi, Robert? No, la spada non sbaglia, Alvar. Ti ricordi? Questa è la parete rocciosa. Arrivati a questo punto, mancano ancora 5 chilometri fino al villaggio. Molto bene, allora se tutto è pronto, uomini, possiamo incominciare. Accendete il fuoco! Cosa? Non avrete intenzione di bruciarci vivi? Non è ancora il momento di lamentarsi, Baltak. Ci vorrà un bel po' di tempo prima che ti si riscaldino i piedi. Ah, come sono impreparati questi uomini di Slacker. Si sono fatti catturare e non hanno neanche resistito per 3 giorni. È una vergogna. Cosa vuoi dire? Che siamo arrivati troppo tardi e Baltak è già morto? No, è ancora vivo, ma proprio in questo momento il re lo sta arrostendo come un maialino. Arrostendo? Non siamo arrivati in ritardo. Presto, Alvar, fa qualcosa. Lo dobbiamo salvare, siamo ancora in tempo. Sì, sì, ma non avere troppa fretta. Vedo che sulla piazza si sono riuniti un mucchio di soldati. Non sarà così facile. Al tuo Baltak che incomincia a scottare il terreno sotto i piedi. Lui e i suoi uomini saltellano su e giù come pulci. Presto, devi fare qualcosa, Alvar, non c'è tempo da perdere. Non è così facile come pensi. Per una battaglia in campo aperto sono troppi per noi, non abbiamo speranza di batterli. Aspettate, aspettate, credo di avere un'idea. Venite qua, presto, venite, presto. Sì, sì, ho capito, d'accordo. Sì. Ditelo anche a me, voglio sentire anch'io, voglio sapere. Allora avanti, vittoria per Flaka. Vi capisco, avete sperato fino all'ultimo che i vichinghi vi venissero a salvare, non è così? Ho lasciato libero apposta quel nano di Olaf per farvi sperare fino all'ultimo istante. Ho lasciato i vichinghi! Avanti!
l'animale sta scendendo dalla montagna. Chiamate i soldati, presto, stanno arrivando i vichinghi. Oh, aiuto, vengono nella mia direzione. Grazie di essere venuto anche se all'ultimo momento. Sapevo che non ci avreste abbandonati. Sono salvi, evviva, evviva!